No, o perché, no? No, perché Perché ormai vorrei. non si può mica fare a meno di questo. Se tu presenti un film intero, il pubblico rimane sconcertato. Mi sembra che ci sia ormai la necessità, una soddisfazione, un'accettazione che ormai è diventata un vero e proprio bisogno di vedere le cose in questo modo. Sentiva la mia voce che diceva no, perché la RAI non lo fa, ma naturalmente Federico, che è eloquente, mi copriva. È tipico adesso di Fellini questo giro verbale. Ha avuto l'idea della battuta e l'ha detta, dopodiché la battuta sviluppa in lui una serie di invenzioni poetiche. Sentiamole adesso, facciamo partire l'immagine e sentiamo quello che gli dice dei film e dei sogni. La cosa che più mi sconcerta è che ci si sia abituati, cioè che nessuno si ribelli, che stia lì seduto a guardare una cosa che gli interessa e nello stesso momento questo interesse, questa tensione, questa curiosità, questo coinvolgimento è interrotto da, senza nessun preavviso, un annuncio pubblicitario che racconta tutta un'altra storiella. Mi sembra che questo modo di accettare, di mettersi di fronte a un racconto, di mettersi di fronte a una storia che si svolge, accettando continuamente queste improvvise interruzioni, porterà che anche nei sogni, nei propri sogni privati, si sentirà il bisogno improvvisamente che l'inconscio interrompa con uno spot, con un annuncio pubblicitario. Ma adesso non voglio. Adesso non voglio, stavo dicendo Federico, non voglio abbandonarmi alle battute, in realtà era quello che stava facendo, ma dicendo una cosa molto divertente. Il problema di Fellini di fronte ai suoi film è poi il problema di ogni grande creatore che in qualche modo rimuove il libro, il film che ha scritto perché deve farne un altro. Ma tuttavia è importante ricordare qui l'architettura del film, come dicevo prima, è questa grande occhiata adolescenziale di un uomo di una certa età verso la donna e verso il mondo della donna, in un certo momento della storia italiana. Ma sentiamo ancora una dichiarazione di Federico a proposito di questo. Penso e di altro. Penso di rappresentarmi con molta sincerità, a volte fin spudorata. Sia che racconti una fantasia, sia che racconti di un personaggio completamente inventato e nato così dalla mia immaginazione, o un ricordo, o qualcuno travisato, alterato dal ricordo, ingigantito o reso diverso dal ricordo, mi pare di occuparmi sempre in maniera molto diretta e completa di qualcosa che ha a che fare con la vita. Di qualcosa che ha a che fare con la vita. Tutti i poeti, tutti gli inventori di storie, di vicende, creatori, si occupano di qualche cosa che ha a che fare con la vita. E questo qualche cosa spesso in Federico somiglia alla donna. E nel suo cinema questa venatura femminile è ora più forte, ora più debole nei vari film, ma sempre percepibile. Qui la percepirete tutti in un modo che è esplicito, insomma, molto, 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 molto aperto e molto chiaro. E sentiamo ancora una dichiarazione di Federico, stiamo verso la fine di questa intervista, purtroppo breve. Non pensate che il film voglia dire altre cose al di fuori di quello che si vedono, perché una delle sensazioni più frustranti che può avere un autore è quello di pensare a avere a che fare con un pubblico che mentre sta vedendo la tua storia pensa che tu stai raccontando un'altra cosa, che quella situazione, quel personaggio, quel racconto, quella sequenza, quella luce, quello scorcio vuol dire un'altra cosa, chissà che. Ecco, la tensione di mettersi a pensare o a cercare un altro significato diverso da quello che si sta vedendo fa sì che tu non veda quello che stai raccontando. Ecco, non cercate messaggi, ma guardate le cose come sono. E in questo film le cose sono momenti quasi brutali. Non dico che qualcuno potrà essere scandalizzato, ma certo, perché in televisione, nelle televisioni si vedono cose evidentemente molto più ardite e molto meno felliniane. Ma deve ricordare che questo è il modo di guardare ad un certo momento del mondo e delle cose di un grande artista che ha questo gusto per la deformazione, per il disegno, per la più aperto, per la carnalità più affettuosa. Non so se c'è ancora. No, credo che con questo. Ma quello che il film mantenga, ecco, così. Ancora un brano di Fellini. Comunichi quel divertimento che io ho provato nell'immaginarlo, e nonostante tutte le civetterie del regista, dell'autore, del cineasta che si lamenta mentre fa il film della fatica, dei nervi, dell'impossibilità di esprimersi come vuole, nonostante questa serie di bugie, questa serie di lamenti più o meno ipocriti,
lo stesso divertimento che ho provato nel farlo.